Mara Maionchi, ecco quanto prende di pensione. Mara Maionchi è un volto amatissimo della televisione italiana. Con i suoi modi di fare a volte coloriti, la Maionchi rimane un personaggio molto sostenuto dai telespettatori. Si è visto sia durante la sua esperienza ad Decima Factor sia in questo periodo, in cui è sempre ospite a Che Tempo Che Fa. Avendo ormai 82 anni ed avendo alle spalle una carriera molto intensa, in cui ha avuto tanti impegni, è giusto chiedersi a quanto ammonti la sua pensione che ormai ha diritto a riscuotere. Ebbene, non ci sono notizie particolari in merito. Mara non ha mai voluto parlare di questo argomento e non ha mai dichiarato nulla in merito alla sua pensione. Non sono trapelate neppure delle indiscrezioni come invece avviene con altri personaggi, e questo fa pensare che la Maionchi abbia voluto tutelare la sua riservatezza su questo argomento. È possibile immaginare però che la sua pensione possa essere piuttosto elevata alla luce dei tanti contributi versati e degli anni passati in televisione. Per sapere la cifra esatta bisognerà però attendere il momento in cui sarà la stessa Mara a volerlo far sapere, magari nel corso delle interviste che ogni tanto rilascia. Mentre sulla pensione non è stato fatto trapelare nulla, sicuramente si sa qualcosa di più per quanto riguarda i suoi guadagni degli ultimi anni. Un guadagno molto elevato è arrivato dal ruolo di giudice ad Decimo Factor. La Maionchi ha guadagnato circa 5.000 euro a puntata, cifra più alta per le puntate di ogni edizione che invece sono state mandate in onda in diretta e non registrate. A questo bisogna aggiungere il cachet d'ingaggio per tutte le edizioni a cui Mara ha partecipato. Si può considerare che possa essere stata una cifra elevata visto che Mara è diventata uno dei simboli del programma per diversi anni. Bisogna poi aggiungere i cachet delle altre ospitate televisive, come quella a Che Tempo Che Fa. Ogni settimana infatti Mara siede al tavolo insieme ad altri personaggi famosi e, ovviamente, a Fabio Fazio. La Maionchi ha preso parte in passato a film e a tante trasmissioni televisive. Anche se non si conosce con esattezza il suo patrimonio totale, si può dedurre che sia alto, se si considerano tutti i guadagni ottenuti dai suoi tanti impegni in televisione. In futuro, probabilmente, avrà anche altri impegni che faranno accrescere il patrimonio. Voi che cosa ne pensate? Vi piace Mara Maionchi e che idea avete sulla sua pensione e i suoi guadagni? A voi i commenti! Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, e iscriviti al canale, per ricevere gli aggiornamenti.